e non si preoccupano della possibilità, del rischio di essere scoperti, semplicemente perché sanno che basta la semplice dichiarazione verbale di pentimento rispetto ai loro vertici, rispetto ai loro vescovi, per poter continuare indiscriminatamente a svolgere i propri comodi con i benefit che la Chiesa offre loro. Quindi fondamentalmente non c'è da parte loro nessun timore nel continuare a vivere la propria libertà sessuale. L'unica loro speranza è quella di continuare a poter vivere questa loro vita in maniera serena e indisturbata, fin quando non incontrano naturalmente persone che come me decidono di far venire fuori tutto questo. Über diesen Mann spricht ganz Italien. Francesco Mangiacapra hat 40 katholische Priester gegenüber ihrem Arbeitgeber geoutet. Sie alle haben seine Dienste als schwuler Callboy in den vergangenen Jahren in Anspruch genommen. L'intento non era quello di colpire la Chiesa, ma piuttosto di lanciare un mio messaggio personale, politico, sociale, di intolleranza verso quell'ipocrisia, quella parte marcia, quell'ipocrisia che colpisce fondamentalmente tutte le persone che come me sono fautori di quelle libertà sessuali, di quell'autodeterminazione di cui poi questi soggetti usufruiscono con un atto di pirateria. Ein 1233 Seiten starkes Dossier entsteht über die Jahre. Dieses Dokument lässt der 37-Jährige dem Erzbischof von Neapel, Crescenzio Cardinal Sepe, zukommen. Quello che ho inteso dimostrare tramite questo atto politico che vuole essere la presentazione del dossier alla Curia, quello che ho inteso anche dimostrare è invece l'esistenza di una vera e propria rete, di una lobby di preti che tra di loro si aiutano mutualmente, si sostengono e creano di fatto delle conoscenze, dei contatti utili a vivere questa loro doppia vita nella maniera più comoda possibile. Quindi non dei singoli preti che mettono in atto una condotta personale, ma una vera e propria rete di persone che in maniera abituale, abitudinaria e reiterata non fa altro che frequentare degli ambienti che sarebbe assolutamente plausibile e libero poter fare se quelle persone non fossero le stesse che ogni domenica dal pulpito condannano quelle libertà di cui fondamentalmente usufruiscono. Ein Blick auf Mangiacapras Smartphone zeigt esplizite Chatverläufe, nackte Priester und Heuchelei. Una volta uno di loro tentò di baciarmi proprio in sacrestia, all'interno di una chiesa. Quando gli chiesi se non gli facesse impressione baciarmi in un posto dove ovviamente c'era proprio Gesù, per chi ci crede, lui mi rispose: solo Gesù sa quanto lo amo e solo Gesù mi capisce. E questo mi ha fatto comprendere che fondamentalmente da parte di queste persone che appartengono ad un'istituzione non c'è una vera e propria presa di coscienza rispetto al gioco politico e al valore di influenza politica che l'istituzione di cui fanno parte ogni giorno mette in atto a discapito di quelle libertà di cui loro stessi poi usufruiscono. Io credo che la Chiesa sposterà le pedine, ma il gioco continuerà. È un gioco che dura da molto tempo e le pedine sono troppo forti per cadere.